Video, vediamo una partita giocata tra due grandi campioni russi, non molto famosi, ma sicuramente non trascurabili. Giocata nel 1998 al campionato di scacchi russo per l'appunto. Stiamo parlando della partita tra Konstantin Asiv e Nukim Reskowski. Una partita vedremo una grande lotta per il centro con il bianco che tenta. Occuparlo con i pedoni e con i pezzi mentre il nero cerca di attaccarlo dall'esterno. Chi riuscirà a vincere questa battaglia? Beh, lo si scopre abbastanza presto perché uno dei due giocatori riesce a portare un attacco imparabile. Bando alle ciance e veniamo al commento della partita, questa partita. Azev è il conduttore del bianco. Raskowski con il nero si inizia con un'apertura abbastanza strana, non da parte del bianco che gioca una classica partita di re con e4, ma da parte del nero che gioca g6. Allora, questa è una mossa che praticamente già un po' dice tutto di quello che ha intenzione di fare il nero. Il nero ha intenzione di porre l'alfiere in fianchetto e eh, probabilmente di sviluppare il cavallo in f6 abbastanza in fretta per poter arroccare. Tuttavia questa mossa lascia al bianco completamente il controllo del centro, difatti qui il bianco può giocare tranquillamente D4, due pedoni centrali fortissimi che controllano quindi tutte queste case e al nero non resta che mettere la fiera in fianchetto. Quindi diciamo mh, più che altro questa è un'apertura tipica della scuola di scacchi ipermoderna in cui si dice che appunto è bene controllare il centro da lontano tuttavia questo reca dei de seri problemi al nero come vedremo in seguito questa si chiama appunto difesa Modena oppure difesa Robach e <coughs> è abbastanza poco comune al giorno d'oggi comunque il bianco continua sviluppando il cavallo C3 il nero gioca D6 aprendosi quindi anche la linea per lo sviluppo dell'alto alfiere F4, un'ottima idea che a questo punto fornisce al bianco ben tre pedoni centrali e il bianco si prepara a spingere il pedone in E5 creando una struttura a cuneo molto forte e difficile da sloggiare. Alternativamente a questo punto il bianco può giocare anche E3 che rinforza il pedone di 4 sulla linea di tiro dell'alfere camposcura avversario oppure cavallo F3, sempre con la stessa idea comunque F4 è un'ottima mossa a questo punto e il nero qui gioca A6 per impedire sia lo sviluppo dell'alfere o del cavallo nella casa naturale B5 con attacco a re avversario tuttavia anche qui una mossa, questa mossa non è proprio precisissima perché ovviamente spingendo in A6 non si va a contrastare in alcun modo il centro del bianco probabilmente è meglio giocare cavallo F6 e mettersi in condizione di arroccare ben presto qui il bianco poteva giocare a cavallo f3 e così si continuava a questo punto probabilmente arrocco e via dicendo ok quindi dopo a 6 il bianco gioca a cavallo f3 si disinteressa di qualsiasi altra iniziativa e ora vediamo il controllo del bianco sul centro è veramente insormontabile il nero prova a spingere in B5, quindi tentando un contrattacco sulla ridonna. Okay. Bianco continua a svilupparsi con l'alfiere D3, porta un altro pezzo verso il centro, e eventualmente questo pezzo punterà anche su un eventuale arrocco corto del nero. Alfiere B7, il nero sviluppa entrambi gli alfieri in questa posizione, simil fianchetto in modo da contraattaccare al centro del bianco tuttavia questi pedoni centrali sono molto ben difesi e come vedremo ora il bianco può spingere in E5 quindi mandando a vuoto l'alfere campo chiaro del bianco che possono attaccare il cavallo ma è opportunamente difeso e ora il pedone centrale e del bianco è praticamente inamovibile oltre a essere difeso dal cavallo infatti ha due pedoni di supporto questa struttura a v rovesciata è molto tipica nei centri e è della struttura migliore per i pedoni perché? perché il pedone più avanzato, che è quello più in pericolo, è, è difeso da due pedoni. Inoltre, non si creano grandi debolezze nella struttura eh, del bianco perché, ad esempio, queste case, case su, sui fianchi della struttura V1 difficilmente diventeranno degli avamposti per il nero perché il bianco potrà sempre. Spingere i pedoni per scacciare eventuali cavalli che vi si potessero insediare. Infatti, questi pedoni più arretrati sono pronti a balzare in avanti in caso serva. Per scacciare eventuali cavalli negli avamposti, inoltre, anche la casa E4 difficilmente potrà diventare un avamposto perché non c'è nessuno punto d'ingresso per un cavallo nero nella casa e 4 infatti un cavallo tipicamente dovrà passare da una di queste quattro case rosse per giungere in E4 tutte e quattro le case sono controllate da, al momento da la, dai pedoni della V pedonale del bianco quindi questa struttura è veramente fortissima ok ora il nero tra l'altro ha il problema di dove sviluppare questo cavallo perché lo potrebbe sì mettere in H6 ma eh, diciamo sarebbe una posizione piuttosto debole permetterebbe un aumento del, dell'attacco del bianco. Infatti qui viene giocata E6 per dare via libera al cavallo in E7. Alternativamente, ad esempio, D per E5 non avrebbe portato a niente di buono perché dopo D per E5 si apre una linea d'attacco del bianco che è molto più sviluppata al centro e, e quindi il nero se possibile va a stare ancora peggio. Notare che l'alfere campo scuro è ancora completamente sbarrato dalla presenza dei pedoni bianchi. Ok, quindi dopo E6 A4, il bianco cerca di neutralizzare immediatamente qualsiasi minaccia del, del pedone nero che potrebbe in qualsiasi momento spingere in B4 per scacciare il cavallo C3. Qui il nero non cambia perché aprirebbe una colonna per l'attacco del bianco e spinge in B4, quindi la minaccia si concretizza ora il bianco può quindi prendere provvedimenti e sposta appunto il cavallo in e 4 una posizione centralissima protetta dall'alfiere e pronto a balzare in, ad esempio nell'avamposto F6 oppure in questa casa d'attacco G5. Ok, nero quindi come promesso sviluppa il cavallo in e 7 entrambi i giocatori arroccano portando un po' più al sicuro il proprio re e donna 1, ottima mossa del bianco che porta Un altro pezzo in attacco, difatti la donna in D1 era un po' sbarata dal proprio cavallo. Viceversa, in E1 sta già minacciando di catturare in B4 e inoltre anche di entrare in attacco nella casa H4. Il nero difende il pedone con A5 e il bianco gioca C3. Un'altra mossa che cerca di destabilizzare la struttura pedonale della di donna del nero. Qui però il nero gioca alfere A6 e quindi praticamente ottiene una specie di cambio degli alferi perché ora l'alfere campo chiaro del bianco è inchiodato sulla propria torre e ehm, ad esempio mosse come C4 che tendrebbero a chiudere questa diagonale verrebbero smentite dalla spinta D5. Questo pedone ora è inchiodato, il nero minaccia questo cavallo, insomma il bianco qui ehm, è riuscito a complicarsi la vita. Ok, quindi il bianco effettivamente cattura l'alfiere che viene ricatturato di cavallo e contemporaneamente il nero riesce quindi a difendere il pedone B4 che ora era doppiamente attaccato da donna e, e pedone bianco. Ok, ma ora il bianco finalmente porta il proprio attacco, gioca cavallo FG5, quindi il primo dei due cavalli si pone in questa pericolosissima zona. Ancora il nero sta abbastanza tranquillo perché la presenza dell'alfere campo oscuro rassicura eh, queste case scure intorno al re. Al re. Tuttavia viene giocata H6 per ora per scacciare il cavallo bianco. Il bianco per il momento si disinteressa di questa iniziativa e gioca a cavallo F6 scacco. Ok, qui il nero ha alcune opzioni. In, in partita si è giocata... Re H8 però non è probabilmente la mossa migliore perché a questo punto Re si mette in questa casa d'angolo e diciamo al momento è completamente bloccato dal cavallo bianco probabilmente l'apertura della colonna H faciliterebbe un attacco enorme del bianco eh, forse era meglio giocare al per F6 quindi tolto di mezzo il cavallo che dà scacco e dopo e per f6 anche se il bianco rimane con il cavallo sotto il nero non lo può prendere perché altrimenti perderebbe anche il proprio quindi qui ad esempio potrebbe giocare cavallo f5 infatti se h per g5 f per g5 non viene neanche ricatturato il cavallo del nero perché qui si sta aprendo un attacco mostruoso contro il re nero comunque G4 a questo punto per scacciare via il cavallo e qui il nero forza da cambiare pezzi perché dopo eh, pedone per cavallo, pedone per cavallo, seguirebbe G4 e ora il nero sta un pochino meglio perché ora questa, questa struttura da triplice pedone eh, doppiato del bianco è veramente inguardabile e molto presto infatti il bianco perderà probabilmente il pedone F6 che è quello più minaccioso ok quindi tornando alla mossa effettivamente effettuata dal nero Re H8 per togliersi dallo scacco cavallo G H7 il bianco è completamente entrato dentro le difese del nero qui il nero è costretto a cambiare il cavallo perché ora questo cavallo sta minacciando di catturare la torre con guadagno di qualità quindi dopo alfe per f6 cavallo per f6 alternativamente a questo punto se venisse fatta e per f6 sarebbe un po' peggio perché nero catturerebbe il cavallo con il re ora il re difende ottimamente questi due pedoni e dopo che il bianco ha ricatturato il pezzo donna per f7 nero sta abbastanza tranquillo anche um, Probabilmente sarebbe stata ancora peggio se qui il bianco avesse catturato la torre perché lasciava al nero la possibilità di riportare al sicuro il proprio alfiere e poi di catturare il cavallo alla mossa successiva che è intrappolato. Quindi qui il, il bianco avrebbe perso due pezzi leggeri per una torre e magari un pedone insomma no, non stava sicuramente bene. Ok quindi cavallo per F6 e ora L'idea del bianco sarà eventualmente quella di portare la donna in attacco e il pedone H potrebbe essere una facile preda. Per questo, il nero gioca re regg7 che va a difendere. Il pedone si toglie dalla colonna H, ma qui il bianco è un'altra risorsa, e può giocare F5. Vedete come questa struttura pedonale fortissima, sin dall'inizio del bianco, la sta diventando veramente letale per il nero con la spinta f5 il bianco si apre la diagonale per attaccare con l'alfiere il punto h6 e data la presenza di questo cavallo in f6 un, un ingresso con scacco della donna in a4 sarebbe letale vediamo infatti cosa succede se il nero qui non sta attento ad esempio se questo pedone che è francamente attaccato con tre pezzi neri potrebbe essere una facile preda per il nero ma se lo cattura di cavallo segue semplicemente torre per cavallo, molto bel sacrificio questo. Toglie il difensore, l'unico difensore a parte il re della casa H6. Il nero ricattura alfere per H6 scacco. Qui re, a meno di perdere la torre, il re dovrà ricatturare e la donna entra con scacco e poi è finita perché il nero prende matto in due mosse. È una cosa simile succede anche se nero non cattura il pedone di cavallo, ma lo fa con l'esempio il pedone E, se comunque alfiere per H6, oppure se lo fa anche col pedone G, alfiere per H6, re per H6, donna H4, ora con questi due punti d'appoggio per la donna, il bianco facilmente darà matto in due mosse. Ok, quindi come fa a difendersi il nero da questo ingresso dell'alfiere? H6 giocatore, H8 giustamente va a coprire maggiormente il, il punto d'ingresso dei pezzi bianchi. Questa mossa, tra l'altro, il Neo sta rinnovando la minaccia di catturare il pedone F. Per questo, il bianco gioca F per E6. Un'altra ottima mossa perché ora, qui dopo che il Neo avrà ricatturato con il pedone. Si è tolto il bianco un pedone nero da F7 e quindi ha indebolito ancora di più la struttura pedonale che difende il re nero. Difatti ora il pedone G6 è difeso solo dal re e dal cavallo. Quindi il bianco gioca donna F2 e comincia a prendere possesso della colonna aperta F. Tra l'altro con la presenza di questo cavallo super difeso, veramente potentissimo, così vicino al re avversario. Vediamo che il nero non può ancora allontanare la torre per cercare di controbattere sulla colonna F, perché nel caso di torre F8 seguirebbe comunque al fiere per H6K con lo stesso giochino di prima. Quindi, il nero gioca donna F8, avvicinando quindi la donna alla difesa, e il bianco gioca al fiere F4. Ora, nel caso che il nero catturi il pedone E. Il bianco potrebbe portare un alfiere in E5 con attacca a raggi X sui punti deboli del nero che potrebbe alla disfatta molto velocemente. Per questo il nero gioca D5 allontanando anche il pedone dalla minaccia di cattura del pedone E bianco. Ok, torre AC1. Il bianco comincia a attivare anche l'altra torre con l'idea magari di catturare il pedone B per avere via libera su questa colonna semiaperta. Ok, quindi... Il nero difende il pedone B con il pedone C, inoltre minaccia di cominciare ad aprire la struttura del bianco anche sulla ridonna per cercare un qualche tipo di controgioco. Vediamo che mosse del tipo cavallo G8 con l'idea di rimuovere questo cavallo del bianco, potrebbero a una veloce sconfitta, perché dopo C per B4 seguirebbe, ad esempio, cavallo per F6 e per F6 scacco, donna per F6. e in Questo caso il pedone non era catturabile perché il nero finisce in questa inchiodatura e perde la donna. Similmente, anche se lo cattura di re, c'è sempre questo scacco letale, quindi il pedone F6 non è catturabile. E questo pedone passato così vicino al re avversario e pronto a essere difeso da tre pezzi è veramente letale. Ok, quindi C5, D per C5, cavallo F5. Il nero prova a chiudere la, la colonna aperta F con il cavallo, ma questa è solo una perdita di tempo. Perché? Probabilmente era meglio giocare a questo punto B3 che metteva al sicuro il pedone, e questo pedone ora eventualmente poteva diventare anche una minaccia, prima o poi. Eh, difatti dopo cavallo F5 il bianco può giocare G4, e ora un altro pedone va a sommarsi all'attacco scaccia questo cavallo che è costretto a tornare in e7 il bianco guadagna quindi un tempo può giocare al freddit 2 un ottimo riposizionamento che riapre la colonna e inoltre nuovamente dà appoggio al pedone c3 cavallo c6 nero cerca di ridirigere il cavallo in modo da attaccare questo pedone centrale del bianco ma qui il bianco si apre un'altra via e gioca C per B4. L'idea è quella di far passare la torre attraverso questo sollevamento verso la casa H3 per mettere anche l'ultimo pezzo contro il re avversario. Il nero non si accorge di questa possibilità, invece di giocare A per B4 che difenderebbe la casa C3 gioca la più attiva almeno apparentemente cavallo a per b4 che toglie un cavallo dal bordo e lo porta un po più verso l'attacco tuttavia qui ovviamente il bianco giocatore c3 si prepara a portare la torre in h3 donna e 7 naturalmente favorendo l'ingresso dell'altra torre in difesa e comunque il bianco giocatore h3 ok qui ora le minacce del bianco sono veramente forti perché con questo doppio attacco sul punto H6, il nero ha un po' perso l'utilità di questa torre in difesa. Difatti, se ad esempio torre A, F8, come preventivato, seguirebbe per H6, torre per H6, torre per H6. Quindi sembra che il nero possa guadagnare un pezzo, ma se cattura la torre, donna H4, è stesso giochino di prima. Vedete questo cavallo unito alla donna che dà scacco entrando nella colonna H, sono sempre devastanti per il nero okay, per questo motivo il nero qui gioca G5 chiudendo la via all'alfiere campo oscuro del bianco e comunque ha ancora altre risorse ora qui seguono alcune mosse di ripetizione probabilmente perché siamo verso la ventinovesima mossa e il bianco comincia ad essere a corto di tempo voleva arrivare probabilmente alla quarantesima difatti cavallo H5 scacco Re G8 Cavallo F6, scacco, Regg7, ovviamente il nero non si vuole porre sulla colonna F per non subire scacchi di scoperta. Cavallo H5, Regg8. E ora il bianco ovviamente cambia per evitare la patta e gioca alfere per B4, quindi cambia il proprio alfere che era abbastanza tagliato fuori sia dalla presenza del proprio pedone in E5 che da questa catena pedonale nera in, sulle colonne H e G. Quindi il bianco evita la patta per ripetizione di mosse. E può ora giocare donna c2 posizionando la donna su quest'altra linea d'attacco ovviamente la casa di approdo primaria sarebbe in g6 che dà scacco e il nero non può neanche interporre perché questa casa sarebbe totalmente del bianco e potrebbe dare mato quindi a quel punto il nero avrebbe perso un pochissime mosse quindi il nero gioca cavallo per e5 fa fuori un pedone e difende la casa di ingresso G6 ma il bianco può salvarsi cioè può continuare l'attacco giocando cavallo F6 scacco dando ancora un paio di ripetizioni vediamo ovviamente che se Re F8 c'è sempre lo scacco di scoperta il bianco poi guadagna la donna quindi il è costretto a ripetere le mosse quindi Re G7 Cavallo h 5 scacco re G8. Ok. Ora. Nuovamente il bianco è costretto a eh, cambiare, cambiare mossa. Altrimenti, c'è la patta per ripetizione, gioca torre 3. Un'altra bellissima mossa che minaccia di togliere il difensore della casa d'ingresso ingresso G6, se non c'è più il cavallo, poi la donna entra e ed matto. ok Per questo motivo. Il nero cerca di guadagnare una mossa giocando, B3 e scacciando quindi la donna bianca. Comunque, può riciclarsi in C3 stavolta con un attacco doppio al cavallo nero. Ora, ovviamente il cavallo è indifeso, quindi il nero non può sperare di poterlo difendere perché ha solo una mossa e lo può difendere con un pezzo solo. Se lo vuole salvare, deve spostarlo. In questo caso lo fa catturando un altro pedone: non ha di meglio da fare. Ora, tuttavia, però l'attacco del bianco è imparabile. Infatti, qui il bianco può giocare torre per E6. La donna nera è ancora forzata a rimanere sulla settima traversa per evitare il matto, quindi non può catturare la torre. Cosa può fare? Ora la donna è minacciata, deve mantenersi sulla settima traversa, potrebbe giocare donna a cassetta ad esempio. Ora vabbè ci sarebbe questa minaccia cavallo F6 con doppio a donna e il re, quindi la presenza di questo cavallo è fondamentale per il nero. Il bianco gioca quindi donna F3 che va ad attaccare questo cavallo, unico difensore dallo scacco doppio. Quindi anche se il nero prova a giocare torre A7 per ehm, aumentare quindi la difesa, comunque il bianco qui potrebbe benissimo catturare il cavallo, ma addirittura matto immediato. Quindi si capisce che la torre A8 non si può staccare dall'ottava traversa e che altro può fare? Ad esempio Dona D7 che quindi va a contrattaccare la torre a cui semplicemente il bianco poteva catturare il cavallo. Ma matto in poche mosse. Ad esempio, torre G6 scacco: re H7 unica, o a meno di perdere la donna per interposizione. Poi matto comunque la mossa successiva. E qui il bianco gioca. donna F5. Se il nero cambia le donne. G7 è matto, comunque qui il nero prende matto in poche mosse lo stesso. Bene, eccoci quindi alla consueta notazione per la partita, abbiamo visto veramente come il bianco è riuscito a gestreggiarsi con questo fortissimo centro di pedoni, a portare un attacco letale al proprio avversario. Quindi attenzione a come gestite il centro nella partita perché se lasciate troppo spazio al vostro avversario, finirete sicuramente male. Bene, quindi non resta che rinnovare l'appuntamento al prossimo video. A presto e buone partite.